Questo per me è il prodotto che deve uscire per dare evidenza a tutti, e poi chiaramente noi possiamo andare ad esplicitare, a tirar fuori lo stato di ogni aggregato che voi vedete qui. Questo è quello che bisogna fare, e pubblicare dal mio punto di vista senza alcuna difficoltà tutti i dettagli che stanno dietro a questo tipo di elaborazione. Questo è stato fatto in collaborazione col Comune? Allora, questo è un prodotto dell'ufficio speciale, ora arrivo al punto della collaborazione del Comune. In quinta commissione una lunga audizione da parte del capo ufficio speciale Aielli, e qui con noi, le polemiche erano state appunto soprattutto sul contratto, su quale ruolo quali sono i rapporti con il Comune. Lo facciamo dire direttamente al protagonista: qual è il ruolo dell'ufficio speciale in relazione al Comune? Il ruolo dell'ufficio speciale è favorire, accelerare il processo di ricostruzione della città dell'Aquila, in accordo, in collaborazione con tutte le istituzioni, sia quelle locali che centrali. Questo oggi ha mostrato molti dati, può farci una brevissima sintesi, perché abbiamo notato che insomma, rispetto ai tempi della filiera c'è stata, ha detto lei, sicuramente un'accelerazione. Sì, c'è un'accelerazione in termini di approvazione dei progetti, anche se mi rendo conto che c'è un arretrato grandissimo. Come ho già detto, noi abbiamo 3.000 istruttorie che ereditiamo dalla filiera e ci sono arrivate attraverso il metodo parametrico altre 600 domande, quindi noi abbiamo circa 3.600 progetti da valutare per un complessivo ad oggi diciamo di un fabbisogno atteso di quasi 3 miliardi. Da quando siamo operativi, cioè da fine giugno, noi abbiamo approvato progetti per 260 milioni. La filiera in 4 anni ha approvato progetti per poco più di 2 miliardi, e questo già fa capire che noi possiamo, siamo oramai, abbiamo una macchina che è in grado di valutare almeno progetti per 100 milioni al mese, quindi più o meno 3 o 4 volte diciamo il lavoro che faceva la filiera. Allora, noi abbiamo ereditato 2.967 pratiche, 2.967. Sono con l'assessore Deramo, oggi c'è stata in corso la quinta commissione a cui è presente anche il presidente, il capo dell'ufficio speciale Aielli. C'erano state alcune polemiche, l'assessore chiediamo è soddisfatto di quanto ha chiarito Aielli per quanto riguarda il suo ruolo e i risultati? Ma è un chiarimento questo che ci attendavamo da tempo. Tutti sanno che è nata l'ennesima frizione tra l'amministrazione guidata da Massimo Cialente e il capo dell'ufficio speciale della ricostruzione, così come era accaduto in passato. Oggi il dottor Aielli ha portato all'attenzione della commissione tutta una serie di dati che fanno riferimento ai processi della ricostruzione, ci ha reso edotti di tutti i progressi che sono stati fatti negli ultimi mesi, ma soprattutto è emerso un dato politico importante, cioè che tutta la fase della gestione, della ricostruzione, dello studio, dell'analisi, dell'approvazione delle pratiche non avviene da parte dell'amministrazione comunale, ma dell'ufficio speciale guidato da Aielli, che non è un dipendente del comune ma che risponde direttamente al ministero competente. Quindi questo per noi è anche un motivo di maggiore garanzia rispetto all'operato dell'amministrazione. Momenti come questo di questa commissione, in cui comunque c'è un confronto, possono essere comunque fondanti, ripetuti diciamo nel proseguo della ricostruzione? Sì, io tra l'altro l'ho fatto, questo tipo di richiesta è emersa proprio durante il mio intervento. Il dottore Aielli si è reso disponibile con periodicità a rendere edotta la quinta commissione, che è la commissione di controllo e garanzia su tutti i processi della ricostruzione, sui risultati che saranno colti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Siamo col consigliere di maggioranza Palumbo, è appena terminata l'audizione del dottor Aielli nella quinta commissione. Chiediamo al consigliere se appunto è soddisfatto del chiarimento che Aielli ha dato per quanto riguarda il suo ruolo e anche sui risultati ottenuti dal suo ufficio speciale. Sì, sì, è stata una commissione molto utile, come del resto sono sempre le commissioni in cui si affrontano questi problemi, in cui i commissari
commissari, quindi i vari partiti vengono messi a conoscenza dello stato dell'arte su tematiche così importanti. Mi sembra che insomma il dottor Aielli abbia dato ampie risposte sia sul, dal punto di vista appunto del ruolo dell'ufficio speciale, riportando appunto quanto tutta la storia che si è succeduta dall'intesa in poi, quindi lasciandoci anche documenti per approfondire la questione, ma è entrato molto nel dettaglio sulla parte operativa, quindi sui risultati raggiunti in questo breve periodo, quindi dal giugno quando sono entrati operativi adesso, e mi sembra insomma che i dati parlano da sé, una capacità di spesa di 100 milioni al mese che diciamo ci rende anche più credibili quando adesso in fase di approvazione della finanziaria avremo una maggiore credibilità rispetto a questi dati appunto. Quanto riguarda la polemica che c'è stata anche con l'assessore Di Stefano, insomma, ieri commissario sì o commissario no? Ma per me non l'è mai stato, io non l'ho mai vista in quest'ottica, ritengo appunto che sia l'ufficio speciale, così come da intesa, un ufficio del comune che quindi supporta e coadiuva le attività del comune e si interfaccia con il governo. Io non credo che possa esistere una forma diversa in cui il comune da solo porta avanti la ricostruzione, insomma credo che appunto bisogna cercare di fare in modo che ci sia la massima convergenza, la massima unità di intenti e la massima operatività. Siamo col consigliere Di Cesare di Appello per l'Aquila, il suo gruppo diciamo presentò l'emendamento poi approvato all'unanimità per quanto riguarda appunto il rendiconto del cronoprogramma. Oggi c'è stata una lunga audizione del capo dell'ufficio speciale dottor Aielli presso la quinta commissione. Chiediamo al consigliere se appunto è soddisfatto di quanto chiarito da Aielli riguardo il suo ruolo e il suo lavoro, e quindi se questo rendiconto del cronoprogramma avverrà e come. Oh, guardi, diciamo che non sono stati presentati dati analitici, è stato detto che entro il 15 ottobre è stato preso questo impegno, finalmente verranno pubblicati tutti i dati sia sulle pratiche che sulle schede parametriche presentate, come del resto previsto dai compiti dell'ufficio speciale. Quindi diciamo sono compiti che a oggi sono disattesi, e quindi diciamo che attendiamo questa data che c'è stata data del 15 ottobre prima di poter fare delle valutazioni che oggi sono impossibili per mancanza dei dati. Quello che è emerso è che chiaramente il comune dell'Aquila non ha questi dati a disposizione e quindi è impossibilitato a fare il rendiconto quadrimestrale a cui lei prima faceva accenno, e questo implica che a oggi il comune dell'Aquila indiscutibilmente non ha il controllo totale sui processi della ricostruzione. Questo emerge in maniera chiara e incontrovertibile. Quindi come deve porsi nei confronti dell'ufficio speciale, anche per tornare un po' a bomba sulla polemica, insomma commissario sì, commissario no, cos'è Aielli? Ma guardi, a me è diciamo che questo discorso appassiona fino a un certo punto. A me appassiona invece che la cittadinanza, come del resto ha previsto il Consiglio Comunale, ogni 4 mesi abbia dati sulla ricostruzione. Quella è una delibera di Consiglio Comunale, è l'amministrazione che deve dare quei dati. Io mi aspetterei che diciamo chi è responsabile per l'amministrazione, quindi sindaco e assessore alla ricostruzione, rispondano alla domanda che facciamo da qualche settimana: come mai questa amministrazione disattende una decisione del Consiglio Comunale, no? E quindi ci devono dire perché non hanno presentato questo rendiconto, non hanno i dati, no? E beh, allora lo dicano esplicitamente in modo tale che si farà chiarezza.